Bene, finalmente oggi cominciano i lavori di sistemazione qua del muro che c'è in studio. Come vi ho detto negli scorsi video, qua c'è un problema di muffa e per risolverlo ho comprato dei prodotti sotto consiglio del Ross. Ho chiesto a lui, siccome è molto esperto in questo campo, avendo lavorato nel settore edilizio per anni, quali fossero i prodotti migliori per fare questo tipo di trattamento. Per risolvere, l'ideale è sempre rimuovere quello che è la fonte dei problemi. Nel tuo caso non è possibile perché è una parete controterra e quindi hai sempre l'umidità di risalita che è lì e non puoi rimuoverla a meno di realizzare interventi molto costosi ed invasivi. Il problema ce l'ho anch'io con la mia parete controterra, non di qua, che non è un ambiente riscaldato, ma di là dove ho i computer, le lavatrici e così via. Ho avuto anch'io dei distaccamenti molto importanti dell'intonaco e ho risolto andando a creare una controparete in lastre di fibrocemento, controparete ventilata, e questo mi ha risolto il problema. Nel tuo caso è solo un angolino, direi che è il caso di stare anche accorti e sul risparmio, quindi vai a rimuovere completamente tutta la parte ammalorata in fase di distacco, rimuovi anche qualcosina in più, poi vai a ripristinare l'intonaco con delle malte nuove, delle malte più tecnologiche che abbiano delle prestazioni migliori di adesione, abbiano magari dentro delle fibre per aggrapparsi meglio alla struttura esistente e vadano a ridurre i fenomeni di crepa negli sbalzi termici. Dopodiché vai a fare una bella rasatura con un intonaco possibilmente traspirante e che abbia magari anche degli additivi antibatterici, fungicidi e così via. Lo stesso anche per la pittura. Quando vai a fare una pittura, cerca di prendere una pittura traspirante. Se non ha degli additivi fungicidi, battericidi, prendi il barattolino da aggiungere a parte e miscelarlo. Quindi ho acquistato i prodotti che sono qua dietro, ve ne parlerò meglio più tardi. Ora quello che devo fare è cominciare a spaccare tutto intorno per togliere tutto quello che viene via e andare anche un po' oltre. Quindi senza perdere troppo tempo adesso prendo la mazza, l'accetta che ho trovato, è l'unica cosa abbastanza pesante per rompere un po' di cose. Avevo delle mazzette ma non le trovo al momento, quindi utilizzo questo. Cominciamo finalmente a spaccare. Boia. No, non va bene. Sono andato a chiedere delle mazzette al vicino. Il problema qua è che va giù un centimetro. Cioè, via. Qua devo togliere tutto. Forse mi conviene andare a prendere un martello pneumatico con la spatolina. Dopo aver demolito tutto il muro, pulito, mi stavo preparando per coprire per terra per non rovinare ulteriormente il parquet e ho scoperto che là sopra c'era una piccola crepa. Allora col martellino ho cominciato a spaccare e ho scoperto che c'è un altro punto di umidità. Yeah, era proprio quello che mi serviva oggi. Ho paura onestamente a scoprire quanto altro muro c'è da rompere. Quindi ora prendiamo la scala e vediamo lì quanto dobbiamo piangere ancora. Per fortuna là dietro non era così troppo da rompere, ho fatto un check un po' in giro ma non dovrebbero esserci altri problemi. I due prodotti che useremo oggi sono questo, della Torgler, il Restoration Red, che va benissimo per fare questo tipo di lavorazioni su muri
con problemi di umidità, mentre questo qui della Keracol è la biocalce in tonachino fino, sempre un prodotto traspirante da dare come rasante alla fine. Ringrazio ancora Ross per avermi aiutato a capire quali sono le caratteristiche dei prodotti che mi servono per svolgere questo lavoro al meglio. Il prodotto perfetto non esiste, ma esiste il prodotto perfetto per soddisfare le proprie esigenze. Quindi la soluzione che ti ho dato adesso non è univoca, è valutata in base a quello che mi hai raccontato, quindi budget, possibilità di lavorazione e così via. In altri casi poteva servire un altro materiale, un altro isolante, poteva migliorare la situazione applicando delle apparecchiature quali la ventilazione meccanica controllata, che potrebbe fare anche al caso tuo in futuro, andare a installare un'unità localizzata per una stanza sola, e quindi va a ridurre sensibilmente il problema dell'accumulo dell'umidità nel locale. Puoi provare a valutare in futuro anche questa cosa. Ricordatevi sempre che ci sono professionisti, artigiani, centri edili che vi possono consigliare, e fidatevi anche della loro esperienza. Finché la parete nello studio si asciuga, noi andiamo a aprire questi pacchi. Come vedete, mi sono stati mandati dall'azienda Krollic, di cui da oggi faccio parte anch'io. Infatti, come vedete qua, mi è stato mandato un bel pacco del team member, che andremo ad aprire subito per poi vedere cosa c'è in questo altro pacco. Allora, non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro e ringrazio ancora Krollic per credere in questo mio progetto ed essere diventato ovviamente sponsor. Quest'anno, ragazzi, ne vedremo delle belle. Allora, all'interno c'è una bella letterina di benvenuto con la descrizione dell'azienda e del portale Miss Tools, che vi lascio il link qui sotto per darci un'occhiata, perché trovate prodotti molto interessanti, tra cui il marchio Rockler con prodotti interessanti. Una bella diretta di benvenuto da Michael. Grazie Michael. Ovviamente da buon veronese non posso che apprezzare questa bella bottiglia di vino. Abbiamo una bella maglia del team member, molto bene, molto bella. Poi abbiamo sempre cartoline, troviamo ovviamente stickers che andrò a mettere e poi li manderò anch'io i miei, e una bella penna Krollic con la livella e un righello. Grazie mille ancora ragazzi. Ma vediamo invece qua dentro. Ho potuto scegliere da un catalogo con vari marchi, tra cui la Holtzmann, la Zipper, e questo è su un portale, mentre su un altro, mentre sul portale Miss Tool trovate tutti i prodotti riguardanti elettroutensili, robe molto interessanti che arriveranno più avanti. Ma ora vediamo qua dentro le due cose che mi sono arrivate. Questi qua sono due accessori per il laboratorio che, come sapete, nella live che è stata questo mercoledì, la potete andare a recuperare qui in alto. Abbiamo cominciato a parlare di come si evolverà questo laboratorio, tutte le cose che non servono, tutte quelle invece che andranno ad essere spostate e tutte le migliorie che ho in mente di fare. Una tra queste è sicuramente andare a posizionare questo avvolgicavo per la corrente, che è una di quelle cose che mi manca qua dentro, onestamente. Ho delle prolunghe che ogni volta però fare su 20 metri non ho voglia. Questo qua, nello specifico, marchio Holtzmann, dovrebbe essere il modello con 15 metri di cavo. Cavo in neoprene dall'odore. Devo andare a capire cosa vuol dire la scritta qua un kilowatt, perché se ci posso attaccare un kilowatt e basta di carico, non ha senso. Ma ve lo dico subito. Ah, ok, no, mi sbagliavo io, non capisco ancora la scritta lì, un kilowatt. Qua nel libretto c'è scritto che il massimo carico è da 1000 a 2300 watt, per cui ottimo per attaccarci tutti gli elettroutensili che
che abbiamo. Il secondo pacchetto invece contiene un calibro, e questo calibro, che è diviso in due, ok, questo qua, serve per andare ad allineare i nostri coltelli della pialla quando andiamo a cambiarli. Io questa operazione l'ho già fatta settimane fa con il suo adattatore originale, che però c'è da dire che non è tutto questo massimo. Questo qua invece è magnetico, regolabile ed ha una regolazione micrometrica molto interessante. Poi tu ti salvi i tuoi settaggi, te lo tieni qua nella sua scatolina bella e comoda. Perfetto, direi. Perfetto. Ora, prima di lasciarci, perché comunque nei lavori in studio non posso andare avanti perché devo aspettare che si asciughi, quindi per forza dovrò farlo la settimana prossima. Prima di lasciarci stavo pensando a dove potrebbe essere il posto migliore per installare quella prolunga, e ho pensato proprio là sopra, tra il tornio e la parete attrezzata, perché anche se il laboratorio cambierà drasticamente quest'anno, la parete attrezzata deve rimanere lì per forza. Il tornio mi sembra proprio il suo posto perfetto lì. Andrò a metterla là sopra, che ha una distanza perfetta dalla scatola di rilevazione. Posso collegarlo in modo super super semplice, proprio lì. Lì, così faccio tac, tiro il cavo, tacco la... Accidenti! Porca di quella... Un sasso dovevo beccare. Togli. Bocco boia. Una fatica, raga, incredibile. Dai, figlio di... Mi sta... Oh! Voglio mica andare a prendere l'altro trapano, dai. Perché? Oddio, oddio. Come fa? Porca... Mi fai incazzare, mi fai incazzare, cazzo di merda. Devo cambiare il trapano, vuoi dirmi? Ti va bene proprio perché ce l'avevo fuori già sto trapano. Come il burro. E questo non va da nessuna parte. Perfetta. Dove mi serve? Sì. Bene, questo video finisce qui, la prossima settimana andremo avanti di nuovo con i lavori in studio. Io, prima di salutarci, ovviamente ringrazio i Patreon, ringrazio ovviamente anche Crawlit per supportare attivamente questo mio progetto. Date un occhio ai loro portali, ve li lascio qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.